Sono stati giorni convulsi anche all'hub vaccinale di Sciacca dopo lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 e la decisione di utilizzare Pfizer o Moderna per le seconde dosi. Stamattina siamo andati a verificare come sta procedendo la campagna di vaccinazione alla luce delle decisioni adottate dal governo nazionale. AstraZeneca e Johnson & Johnson vengono somministrati esclusivamente a chi? Agli over 60, ma non come prima dose. Noi facciamo soltanto la seconda dose di AstraZeneca, il Johnson per ora diciamo, è temporaneamente in sospeso. Abbiamo letto e abbiamo sentito di pareri dell'AIFA, del Comitato Tecnico Scientifico, che, come dire, che fa, colloca il Johnson come utilizzabile anche in fasce di età inferiori, così come era stato stabilito prima, ma ancora liberatorie per poterlo utilizzare non ce ne sono. Quindi ci fermiamo a questa età, a questa fascia dei 60 anni compiuti. Quindi vengono effettuati però agli over 60 tutti i richiami di AstraZeneca e queste persone devono presentarsi al lab nella data in cui erano prenotati, cioè alla dodicesima settimana. Il sistema ha già cadenzato la data della seconda dose, quindi da quella data, in quella data sono sicuramente prenotati. Questa mattina all'hub di Sciacca erano in corso diverse somministrazioni di seconde dosi di AstraZeneca agli over 60 e qualche timore è stato manifestato. Diciamo che c'è un certo timore perché le notizie non sono, come dire, no, non ci rallegrano, però sono gli stessi rischi che si corrono con qualunque tipo di vaccino. Le nostre parole di conforto facilitano perfettamente l'utilizzo della seconda dose di AstraZeneca, perché a un soggetto che non ha avuto nessuna reazione nella prima somministrazione, sempre di quella fascia di età che è opportuno sottolineare, deve essere dai 60 anni in su. No, che non ha avuto niente nella prima somministrazione, non avrà niente nella seconda. Con la massima tranquillità prova sul campo che nessuno ha mai lamentato nulla, di nessun tipo, neanche di effetti collaterali più blandi. Quindi assolutamente affidabile. Tutto questo per gli over 60, ora andiamo a chi è un po' più giovane e anche in questo caso lo stop è perentorio all'utilizzo dei vaccini a vettore virale. Sì. Siamo obbligati a modificare il trattamento, diciamo, di vaccinazione con un altro vaccino che sia il Pfizer o il Moderna, quindi a mRNA. E questo consente probabilmente anche la possibilità di modificare la data della seconda vaccinazione, che in questo periodo ci viene richiesta particolarmente perché ci sono diversi spostamenti, vuoi per esami, vuoi per partenze, vuoi per altre esigenze familiari che ci obbligano, diciamo, a modificare il secondo appuntamento. Noi siamo disponibili, non vogliamo che questo diventi una prassi, sicuramente devono esserci delle motivazioni consistenti, per questo il generale Figliuolo ha raccomandato le permanenze di maggiore durata, esigenze di lavoro che devono essere a giustificazione di queste modifiche, sicuramente. Il mix di vaccini crea preoccupazione tra gli under 60? Ma qualcuno ha anche espresso questo parere. Però, siccome si viaggia su un vaccino che prima era stato dedicato a persone fragili o estremamente fragili, diciamo con minore preoccupazione, temono forse il mix proprio vero e proprio, ma in ogni caso sono due linee immunitarie che vengono stimolate, quindi il paziente accetta anche questo tipo di somministrazione, questa stimolazione. L'unico problema che noi abbiamo è la registrazione della variazione del vaccino. Si è rivelato qualche giorno fa un intoppo di tipo informatico che non riusciva a far caricare la variazione di vaccino. E su questo ci stanno lavorando. Qualcuno che si è vaccinato per esigenze, proprio per scadenze precise, lo abbiamo vaccinato, possibilmente la data non corrisponderà alla data del rilascio del certificato, non corrisponderà alla data dell'inoculo reale del vaccino. Ma sono cose di tipo amministrativo, queste sicuramente si aggiusteranno. Senta, questo cambiamento nell'utilizzo dei vaccini potrà rallentare la campagna vaccinale, posto che adesso viene quasi esclusivamente utilizzato il vaccino Pfizer o Moderna. No, non la rallenta affatto la campagna vaccinale, vedo la partecipazione delle persone con grande entusiasmo, anzi forse in virtù del fatto che siamo nella incipiente estate, le persone hanno voglia di vaccinarsi per poter stare più tranquillamente assieme agli altri e per poter godere di libertà che fino ad ora non abbiamo avuto, tipo la mascherina, che sembrerebbe che fra qualche giorno possiamo anche toglierci all'esterno. Quindi sicuramente la campagna vaccinale non è stata rallentata da questo.
qualche incertezza personale, ma bastano poche parole per dipanare queste incertezze. Ecco. Quante somministrazioni al giorno assicuriamo al lab di Sciacca in media? Sciacca lavora tranquillamente, perfettamente, con un tetto di 800 vaccini al giorno. Giornate in cui l'affluenza è minore, giornate in cui l'affluenza è maggiore, riusciamo sempre su questa media a tamponare senza ritardi all'orario prefissato. Ci sono dei momenti magari in cui ci si affolla di più perché le persone vorrebbero essere libere un po' prima per farsi la giornata di mare o le libertà di altro tipo, e questo purtroppo ci ingolfa, ma solo temporaneamente, è una cosa che si risolve in un attimo, tant'è che molto spesso nei pomeriggi abbiamo già smaltito il grosso della popolazione da vaccinare e ci ritroviamo con pochi utenti, il cambio di quell'abbondanza di qualche ora prima. Però siamo perfettamente in regola con gli orari, nessun problema, e anche con la dotazione di vaccini che grazie a Dio ci sono. Questo è infine il messaggio di Indelicato Oliva a quanti ancora non si sono prenotati. È un invito a vaccinarsi quanto più presto possibile, più siamo e meglio è.